Vuoi sapere quali sono tutti i vantaggi, gli svantaggi, i pro e i contro di Amazon FBA? Sono Stefano Montana, creatore del blog www.montanabusinessonline.com e in questo video andremo ad analizzare esattamente tutti i vantaggi e gli svantaggi nello specifico di Amazon FBA e di tutte le sue caratteristiche. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi per spiegarvi esattamente come funziona Amazon FBA Fulfilled by Amazon, ok? Quindi il meccanismo attraverso il quale noi possiamo vendere i nostri prodotti su Amazon, ok? La più grande piattaforma e-commerce del mondo. Quindi prima di tutto dobbiamo spiegare i vantaggi e gli svantaggi, ok, di Amazon FBA. Perché è un, diciamo, un metodo assolutamente conveniente se fatto bene, come tutto, come l'e-commerce, come qualsiasi altro metodo business online che andrò a spiegarvi negli altri video, ok? Quindi mi raccomando, state aggiornati, iscrivetevi al canale per sapere tutti i vantaggi di tutte le tipologie business online presenti nel 2018, quindi oggi, ok? Come funziona Amazon FBA? Fulfilled by Amazon significa essenzialmente che Amazon, ok, riceve i nostri prodotti e li mette su Amazon, sul sito online, pronti per essere venduti e spediti, ok? Ovviamente noi dobbiamo comprare o avere i prodotti prima, ok? Dovete assolutamente capire che potete vendere qualsiasi cosa su Amazon, ovviamente dovete comprarla prima. Quindi se voi avete, per esempio, volete vendere una linea, avete una linea di magliette, ok, per esempio questa qui blu, basta che inviate lo stock di merce, ok, ai magazzini di Amazon e Amazon si occuperà, ok, di gestire tutta la parte da, diciamo, di logistica, ok, quindi di deposito, di amministrazione appunto delle vendite e quindi, diciamo, del tutta la parte logistica, appunto della spedizione soprattutto, ok, di tutta la parte appunto che c'è dietro la vendita di un prodotto. Quindi detto questo, noi dobbiamo solamente cercare i prodotti da vendere e inviarli ad Amazon, ok? Per il resto lui penserà tutto, ok? Quindi questo diciamo è un grande vantaggio che Amazon mette a disposizione. Quindi basta che voi scegliete il vostro prodotto, la vostra nicchia, e la spedite a Amazon, e Amazon appunto penserà alla vendita e tutto, alla spedizione, al deposito e tutto quanto, ok? Quindi questa è la spiegazione, generale di come funziona Amazon FBA, ok? Prodotto inviato a Amazon, Amazon lo vende e spedisce tutto quanto, ok? Detto questo, andiamo ad analizzare la parte più corposa del nostro video, ovvero i pro e i contro, i vantaggi e gli svantaggi di Amazon FBA. Perché vendere su Amazon e perché non vendere su Amazon? Quindi facciamo una, appunto, chiarezza su tutto questo discorso, su perché vendere su Amazon, perché no, eccetera eccetera, ok? Ok, prima di tutto, Amazon è un mercato enorme, come potete vedere dalla lista, ok? È un mercato gigante che si sta espandendo, ok? E dove potete trovare qualsiasi tipo di prodotto. La gente andrà a cercare il vostro prodotto, ok, su per esempio macchine da caffè, ok. Voi, se vendete, nel caso appunto come questo esempio, vendete macchine da caffè, vedete bene che ci saranno tutte le macchine da caffè in lista, ok, con le stelline, quindi le recensioni, eccetera eccetera. Potete ben vedere, ci sono una miriade di prodotti, quindi una miriade di punto di azienda, Nespresso, eccetera eccetera, che vendono appunto macchine da caffè, ok. Voi volete vendere la vostra macchina da caffè, la inviate ad Amazon e Amazon la metterà sul sito, ok. Voi dovete scegliere la descrizione, le immagini, eccetera eccetera, ok. Fatto questo, voi non dovete pensare ad altro, dovete solamente aspettare che qualcuno compri, ok, se comprano ovviamente, perché come potete vedere ci sono una miriade di altri competitori, ma questo è un punto che andremo a analizzare più avanti. Il mercato è enorme e ovviamente Amazon ha il potere di gestire, ok, tutti i vostri prodotti, e la logistica di Amazon è la numero uno al mondo, in quanto Amazon appunto amministrerà, ok, tutti i vostri prodotti
in modo tale da appunto garantire la spedizione veloce, sicura, ok, del vostro prodotto al cliente, ok? Quindi voi spedirete la vostra macchina di caffè al suo deposito e Amazon spedirà, ok, mi pare in un giorno, in due, se il cliente è dotato di Amazon Prime, al vostro cliente. Quindi capite bene che è un bel vantaggio, ok? In quanto Amazon si occupa di tutta quella parte amministrativa che dovreste che va curata, ovviamente, se voi avete il vostro brand e vendete i vostri prodotti personalmente, ok? Soprattutto la rapidità di acquisto dei clienti, ok? I clienti vanno su Amazon per comprare, è il più grande appunto marketplace mondiale, ok? Negozio e-commerce mondiale, quindi la gente, dato che Amazon è molto famoso, andrà a comprare direttamente sul sito, ok? Molto rapido, in quanto solitamente la gente, soprattutto gli iscritti ad Amazon Prime, hanno già inserito le carte di credito e tutto quanto, quindi basterà qualche click e compreranno direttamente. Quindi viene sorpassato appunto, diciamo, l'ostacolo della fiducia, ok, iniziale, che c'è per esempio quando un cliente non conosce il vostro brand o il vostro prodotto. Ovviamente c'è questo, diciamo, attrito che viene superato da Amazon, in quanto Amazon è famoso per i resi, ok, per appunto per la fiducia in generale che ricopre, per appunto la rapidità della spedizione, eccetera eccetera, ok? Quindi voi potete anche fare un reso che Amazon, per qualsiasi ragione, Amazon vi restituirà i soldi, ok? Detto questo, analizzati questi fattori di vantaggio di Amazon, andiamo ad analizzare i svantaggi, ok, i contro. Quindi, perché a me Amazon personalmente non piace? Prima di tutto la concorrenza, ok? Come potete ben vedere qui, le macchine dei caffè, ok, ci sono svariati prezzi, ci sono svariati competitors, ok, e ci sono le reviews, ok? Voi per vendere una macchina del caffè, ok, vostra, prima di tutto dovete analizzare la competizione e dovete capire come posizionarvi all'interno di queste categorie di prodotto, ok? Facciamo esempio appunto la macchina del caffè. Vedete qua che ci sono una miriade di macchine di caffè, quante pagine ci sono più o meno, vediamo, appunto 317 macchine di caffè. Capite bene che per arrivare in questa prima pagina, che è la pagina principale, ok, di Amazon, dovete fare i salti mortali, ok? Vedete bene qua a 3000 reviews la Nespresso, che è brand affermato a livello mondiale, ovviamente si dovrà in prima pagina con prezzo competitivo 62 euro, e ovviamente non è facile appunto per questo prodotto. Ci sono ovviamente diverse categorie di prodotti, diversi prodotti, ok? Questo è un esempio generale per farvi capire come funziona. Però in base al prodotto, in base alla nicchia, c'è più o meno concorrenza, ok? Dipende ovviamente da voi, da come sapete cercare il prodotto, a come sapete venderlo, eccetera eccetera, ok? Quindi dovete prima di tutto calcolare la concorrenza del vostro prodotto, della vostra nicchia. Dovete avere delle reviews, ovviamente, perché i clienti, come faccio spesso io, andranno a comprare in base alle reviews, ok? Seleziono qua la 4-5 stelle e comprerò solamente i prodotti che hanno almeno 4 stelle e mezzo di reviews. Quindi anche questo, se voi avete un prodotto e a meno di 4 stelle, sicuramente la gente comprerà molto di meno, ok? Soprattutto è una guerra di prezzo, ok? In quanto vedete qua 39, 49, 60, quindi voi dovete riuscire o a vendere un prodotto di qualità a un prezzo più basso degli altri. Capite bene che non è facile, in quanto i vostri margini, ok, si assottiglieranno sempre di più. Se voi ovviamente volete vendere più unità, dovete abbassare il prezzo. In questo caso, dovuta alla concorrenza, va bene qua per esempio 79, 60, questo era il range di prezzo, ok? Non è facile posizionarsi in questa nicchia specifica, poi ogni nicchia è differente e sta a voi, ripeto, vendere, ok? Quindi la concorrenza, reviews, prezzo, ok? Questa lista di prodotti che loro... Quando voi entrate su Amazon, ok? A me personalmente anche accade di appunto vedere una lista, ok? E non diventa più una guerra di brand, ok? Diventa più una guerra di prezzo e di reviews, ok? Quindi su Amazon è un mercato che a me non piace appunto per questa cosa, ok? Dove non si crea un brand proprio. Diciamo, la gente compra, se va a comprare per esempio una macchina di caffè, comprerà
in base ovviamente al brand Lavazza. Nespresso sono già brand affermati, ma non grazie a Amazon, ok? Amazon è stato conseguente, ok? Quindi se voi avete già un brand affermato come Hawkers, come appunto De'Longhi, e questi brand famosi, ok, Valentino, ok, che la gente già conosce, ovviamente su Amazon avete un vantaggio, ok? Ma nel caso in cui voi partite da zero e volete creare un brand su Amazon, ovviamente è molto più difficile, se non impossibile, ok? Quanta gente comprerà il vostro prodotto non in base al vostro brand, ma in base ovviamente al prezzo, alle reviews, alla qualità percepita, eccetera eccetera. Quindi questo è un altro punto che ho sottolineato, appunto brandizzazione del brand più difficile, praticamente inesistente, proprio per questo, ok? Se voi partite da zero. Se ovviamente avete già un brand forte come De'Longhi, eccetera eccetera, che fanno pubblicità anche in TV, quindi sono un brand affermato con fatturato di milioni e milioni, ovviamente vi conviene vendere su Amazon tutta la vita, ok? Anche su Amazon, oltre che sul vostro sito web e-commerce Shopify, ok? Abbiamo detto quindi concorrenza e brandizzazione molto più difficile e praticamente inesistente, dipendenza da Amazon in quanto Amazon, prima di tutto, se un giorno si sveglia e vuole chiudere una delle vostre categorie di prodotto, ok, la chiude senza pensarci un secondo. Quindi voi, in base al vostro prodotto, ok, dovete calcolare che Amazon potrebbe chiudere la vostra categoria in un secondo e voi perdereste, quindi, diciamo, il vostro settore di mercato, ok? Per esempio, domani si sveglia e fa chiudere il Made in Italy, ok? Non succederà, però questo è un esempio per farvi capire, ok? Questa categoria scompare, il vostro prodotto scompare così nel nulla, ok? Quindi mi raccomando, anche questa dipendenza da Amazon è un fattore da considerare, in quanto Amazon sì, vi facilita la vita, però dall'altra parte ve la complica, ok? Quindi questo è il contro, in quanto appunto voi dovete sempre rimanere aggiornati un poco sulle dinamiche di Amazon, in quanto Amazon è Amazon che comanda, ok? Voi utilizzate la sua piattaforma e Amazon detta le regole. Quindi qualsiasi cambiamento, per esempio domani fa sparire le views, per voi sarà un problema o un vantaggio, ok? Dipende. Quindi il problema principale è che appunto questo potere di Amazon può risultarvi fatale, ok? Può risultare fatale per il vostro business. Quindi tenete in considerazione anche questo aspetto della dipendenza, del potere di Amazon che Amazon ha su di voi, ok? Voi non siete indipendenti al 100% e questo ovviamente fa parte di Amazon, ok? Dovete assolutamente comprare tutta la merce prima, ok? Questo punto, diciamo, è un punto abbastanza variabile, in quanto nel caso in cui voi facciate un brand vostro, quindi abbiate un vostro, per esempio una vostra linea di occhiali da sole, ok? Ovviamente, andiamo a cercare occhiali da sole velocemente, ovviamente a voi comprate la merce prima, ok? Questo è un punto che specifico, in quanto solitamente, soprattutto in America, anche qua in Italia adesso sta iniziando questa cosa, questo duello tra Amazon FBA e Shopify Dropshipping, ok? Nel caso in cui voi appunto vendiate un vostro brand, voi ovviamente comprate la merce prima in ogni caso, ok, con il vostro logo eccetera eccetera, e lo venderete sul vostro sito, ok, con il vostro brand e il vostro logo. Ma nel caso in cui voi vogliate appunto iniziare da zero, ok, a vendere online, potete scegliere o Amazon o appunto Shopify Dropshipping, ok, attraverso AliExpress. Troverete gli altri video al riguardo proprio sul mio canale, quindi iscrivetevi e cercate gli altri video sul dropshipping se siete interessati a questo modello di business, ok? Principalmente dropshipping, quindi consiste principalmente nel appunto spedire prodotti non nostri, ok, direttamente dagli altri siti, ok? Quindi senza che noi dobbiamo occuparci di nulla, dobbiamo solo pensare al marketing e non dobbiamo nemmeno comprare la merce prima, ok? La compreremo solamente dopo che il cliente avrà acquistato dal nostro sito, ok? Quindi abbiamo stabilito questo punto. Quindi nel caso in cui voi vogliate scegliere tra dropshipping e Amazon FBA, sapete più o meno come funziona, ok?
quindi dovete comprare la merce prima per Amazon, mentre per il dropshipping no, ok? Questo è un grande vantaggio del dropshipping, in quanto voi potete, con Amazon voi sì, comprate la roba, però non sapete se la vendete, ok? Non sta scritto da nessuna parte che tutti i prodotti di Amazon vengano venduti al 100%, ok? Capace, voi comprate 1000 occhiali da sole, ok? Ne vendete 10, ok? Che fate poi con gli altri 1000? Con gli altri 999, scusate? Ok, niente, li tenete là e forse qualcuno li comprerà, forse no, perché come vedete ci sono una miriade di, aspettate, occhiali da sole qui, tutte le categorie, ok, una miriade di occhiali da sole, non ci sono solamente i vostri, ovviamente la gente andrà a scegliere, soprattutto vedete che i prezzi sono molto bassi, quanto sono appunto importati dalla Cina, se non sono brand veri, ok, come brand veri intendo per esempio come Hawkers, come gli occhiali di Ray-Ban, ok, eccetera eccetera, ok, per esempio Ray-Ban ovviamente gli conviene vendere perché è già brand fortissimo, ok, quindi detto questo sta in base alle vostre aspettative, in base ai vostri le vostre ovviamente liquidità, le risorse, ok. Le vostre risorse, scegliere Amazon oppure Shopify Dropshipping. Io consiglio principalmente di, se avete la disponibilità economica, di iniziare un brand vostro prima da Shopify, ok? Quindi creare un vostro brand, un vostro sito web dove vendete voi direttamente e poi ovviamente se diventerete come Ray-Ban o come questi siti, come Hawkers o come questi siti famosi, ok? Ovviamente vi converrà sicuramente vendere anche su Amazon, ok? Questo è quello che assolutamente vi consiglio di fare, ok? In quanto Amazon Marketplace orientato più a ribasso, ok? Dove se non, voi non andate a cercare per esempio i Ray-Ban, cercate occhiali da sole in generale, ok? Sarà una guerra a ribasso inizialmente perché non saranno dotati in un vero brand, ok? Detto questo, abbiamo definito anche il fattore comprare la merce prima. Il contro comprare la merce prima, ok, quindi lo svantaggio. Abbiamo la perdita del controllo dei clienti, ok, fondamentale da capire in quanto se voi volete creare il vostro brand e volete magari vendere lo stesso prodotto allo stesso cliente, quindi fidelizzare il cliente che è fondamentale, ragazzi, ve lo ripeterò fino alla fine, ok, voi non potete perché Amazon ha l'email dei vostri clienti. Voi non potete ritargetizzarli con Facebook in nessuna maniera, ok? Voi vendete solamente su Amazon e basta, ok? Quindi detto questo, io non capisco, non capisco come una persona possa creare un brand da Amazon in quanto non ha a disposizione né i dati dei clienti né ha la possibilità di inviare delle email, delle newsletter, delle offerte, ok? No, assolutamente niente. Voi vendete su Amazon e chi si è visto, ok? Poi soprattutto Amazon non va ovviamente a suggerire i vostri prodotti in base, ad esempio se voglio occhiali da sole, ok, occhiali da sole uomo, ok, ci saranno poi tutte delle raccomandazioni che non saranno in base ai vostri prodotti ma sono generali, ok, in base a tutti i brand. Quindi è una cosa, Amazon non si occuperà principalmente di brandizzare il vostro prodotto, ma cercherà di vendere il più possibile. Quindi questo anche è un fattore chiave. Voi non potete fare direttamente l'upsell, cross-sell, cosa che potete fare su Shopify, ok? Su Shopify voi potete vendere, per esempio, questo occhiale da sole tranquillamente in dropshipping oppure col brand vostro. E magari associare appunto come articolo suggerito quest'altro occhiale da sole, oppure potete suggerire per esempio una borsetta, ok, oppure appunto questa borsetta, diciamo questo contenitore degli occhiali da sole, ok, magari per 1 euro, 2 euro in più, potete, questo è un esempio generale, mi raccomando, capitelo, vi sto facendo esempio sugli occhiali da sole, e quindi a incrementare il vostro average order value, quindi il valore medio appunto per ogni ordine. E quindi ovviamente a incrementare il margine di profitto e soprattutto fare più soldi, ok? Avrete più soldi da investire nel vostro business. Il prezzo lo potrete decidere voi in quanto le persone entrando nel vostro sito Shopify avranno solo, ok, i vostri prezzi, non i prezzi, ok, principalmente
di tutti gli altri competitors, ok? Voi non dovete adattarvi a tutti gli altri competitors, ma dovete semplicemente imporre i vostri prezzi, ok? In base al valore del vostro prodotto, ok? Quindi non ci sarà una lista di prodotti simili, ok? Tra i quali il cliente andrà a scegliere, ma avrà solamente un prodotto, ok? Voi indirizzate il vostro cliente su questo prodotto perché ha visto la pubblicità su Facebook, su Instagram, Pinterest, eccetera eccetera, e si troverà solo questo prodotto che dovrà scegliere se acquistare o no. Ok, molto semplice. Poi ci saranno gli upsell, i cross sell che voi potrete fare sul vostro sito Shopify, ma che Amazon non vi permette di fare, ok? Quindi altro punto fondamentale. Soprattutto con Shopify voi avrete la email, i contatti, le informazioni sul vostro pixel di Facebook, verranno necessari tutti i dati, ok? Se ovviamente dovrete farlo, le pubblicità su Facebook, che è fondamentale, voi avrete le informazioni, il vostro pixel avrà informazioni per ritargetizzare, ok, i vostri clienti o i visitatori da pagina che non hanno acquistato, che potranno riacquistare successivamente. Quindi io personalmente preferisco tutta la vita Shopify, in quanto mi dà più potere, ok, sul mio brand, sui miei prodotti, sulla targetizzazione, sul marketing, eccetera eccetera. Quindi detto questo, andiamo a iniziare. Infine, brandizzazione, abbiamo detto, è molto più complicata, è difficile, praticamente inesistente, e andiamo ad analizzare i costi. Costa più o meno 39 euro al mese più IVA, ok, e per appunto l'account venditore, e soprattutto ci sono i diversi costi variabili di deposito, amministrazione, di gestione dei prodotti, e il 15% sulle vendite. Quindi voi vendete occhiali da sole a 10 euro, ok, 1,50 euro sorprende Amazon, ok, più vari costi eccetera eccetera. Quindi anche questo c'è da analizzare, ok, oltre ovviamente il costo che voi avete del prodotto, che dovete pagare prima. Quindi dovete calcolare tutto, mi raccomando, nel minimo dettaglio. In questo caso dovete calcolare le percentuali, i diversi costi di deposito, amministrazione, di eccetera eccetera, e il costo del prodotto, quanto avete speso in totale per appunto mandare la merce ad Amazon, appunto la merce in totale quanto l'avete pagata, eccetera eccetera. Ok, penso che abbiamo detto tutto su Amazon. Ok, voglio sapere voi cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ok ragazzi, voglio concludere questo video dicendo semplicemente che Amazon è sicuramente una grandissima opportunità, ok? Ci sono assolutamente tantissimi soldi da fare, come vi ho spiegato in precedenza, è un mercato enorme e sicuramente va sfruttato, ok? Quello che non mi piace di Amazon è che non ci dà la possibilità di avere un marketing nostro, di avere un mercato nostro, di avere clienti nostri, ok? I clienti saranno tutti di Amazon, in quanto Amazon avrà le email, i contatti di clienti, ok, che andranno a acquistare anche da noi. Quindi noi non abbiamo assolutamente potere, ok, non sappiamo assolutamente nulla, non abbiamo informazioni dei nostri clienti, quindi capirete bene che è molto molto difficile fidelizzare i nostri clienti da Amazon, ok, a differenza di Shopify. E vi ricordo che i clienti, ok, che andranno a riacquistare da voi sono i clienti più importanti, quelli che già avranno acquistato. Vi ricordo che i clienti più importanti sono i clienti che hanno già acquistato da voi e che potenzialmente potranno riacquistare di nuovo. Quindi mi raccomando, marketing, email marketing, retargeting sono tutte cose che vanno benissimo su Shopify, ma che non potete fare su Amazon, ok? Amazon ha il controllo del marketing, dei vostri clienti e di tutto il sistema in generale. Amazon è il capo, quindi questo è da capire assolutamente. Per questo io non prediligo, non mi piace Amazon come sistema, anche se sicuramente c'è gente che fa un sacco di soldi, come c'è gente che non ne fa, dipende ovviamente da voi, da quanto siete capaci, eccetera eccetera, come in tutto, ok, o in qualsiasi business. Detto questo, Amazon per me è più che altro un grande mercato online, ok? Quindi ci sarà sempre più competizione, ci sarà quindi una guerra di prezzi, ok? La gente vedrà, sicuramente andrà su Amazon per risparmiare, per quindi appunto confrontare in base con altri competitors, con altri venditori, il prezzo, le reviews. Quindi se non avete reviews, se avete un prezzo troppo alto, la gente non comprerà mai da voi, eccetera eccetera. Dipende sempre da tipo di prodotto, dal tipo di mercato, però più o meno in generale è così.
a me personalmente non fa impazzire questo meccanismo, quindi io prediligo Shopify e la costruzione di un brand vero, ok? Assolutamente molto meglio. Quindi detto questo, andrò oltre ad Amazon FBA, andrò a presentarvi, quindi a spiegarvi tutte le altre tipologie di business online che potete avviare da zero, ok? Senza esperienza, ovviamente imparando, ok? E quindi iscrivetevi al canale e cercate tutti gli altri video riguardanti appunto le tipologie di business che potete avviare online, e ci vediamo al prossimo video. Ok ragazzi, il video di oggi è terminato e come al solito, se vi è stato utile, vi è piaciuto, cliccate un bel like, commentate, condividete, fate tutto e iscrivetevi al canale. Iscriviti al canale proprio qui sotto, ok? Voglio sapere la vostra per quanto riguarda Amazon FBA, se inizieresti il vostro business su Amazon, se sì, con quali prodotti e soprattutto cosa ne pensate riguardo ad Amazon FBA. Al prossimo video.